Nel 2019 SRAM introduceva la trasmissione elettronica XX1, Eagle e AXS che avevo avuto modo di provare e toccare con mano a Eurobike. La trasmissione elettronica SRAM AXS ho avuto modo di provarla nel corso degli anni su svariate biciclette di test e le sensazioni provate sono sempre state positive. Per questo motivo ho deciso di montare una trasmissione SRAM XX1 AXS sulla mia nuova mountain bike da cross country, la Stola M2 World Cup. In questo video cercherò di evidenziare i molti lati positivi di questo sistema insieme a quelli negativi o migliorabili. Il cuore del sistema è senza dubbio il deragliatore posteriore, una vera meraviglia tecnologica che permette di avere una velocità di cambiata mai vista prima, affidabile e dalla precisione assoluta. Il deragliatore posteriore, oltre ad essere elettronico, è personalizzabile tramite un'app per lo smartphone. Ha anche una gabbia più corta e una posizione più avanzata rispetto ai sistemi tradizionali SRAM Eagle. La gabbia più corta permette al cambio di rimanere più alto da terra di circa 10 mm. La posizione più avanzata invece permette di avvolgere la catena maggiormente intorno alla cassetta. Le prime preoccupazioni che vengono in mente quando si passa ad un cambio con componenti elettronici sono la resistenza all'acqua, alla polvere e agli urti. Preoccupazioni lecite, ma che non hanno alcun fondamento, perché gli ingegneri SRAM hanno progettato questo sistema proprio tenendo conto di queste specifiche, come requisiti fondamentali per lo sviluppo. Tutti i componenti del sistema SRAM Eagle AXS sono progettati con grado di protezione IP69K, ovvero la certificazione che garantisce la massima protezione per la resistenza all'acqua, polvere e alle alte temperature. Gli altri rischi a cui è sottoposto il deragliatore posteriore sono gli urti. Per questo motivo il sistema è stato dotato di una protezione che sgancia la frizione del cambio in caso di urto, per poi tornare alla posizione prima dell'impatto. Semplicemente incredibile. Il manettino è totalmente diverso da quello di una trasmissione classica SRAM Eagle. È dotato di una leva che aziona due pulsanti a seconda se si preme in un verso o nell'altro. La funzione di ogni singolo pulsante è personalizzabile, sempre tramite applicazione smartphone. Il controller è veramente molto sensibile. Basta un semplice tocco del dito per azionarlo senza alcun sforzo. A volte però capita di toccare inavvertitamente il manettino e di azionare una cambiata non voluta. Per esempio durante le lunghe salite, quando magari capita di cambiare la posizione della mano sulla manopola per sgranchire un po' la postura, è facile sfiorare il manettino ed azionare il sistema senza volerlo. L'installazione del sistema SRAM Eagle AXS è di una semplicità sbalorditiva. I componenti che costituiscono il sistema sono gli stessi di un sistema monocorona tradizionale, però senza guai nei cavi, che sono gli elementi di usura e fonte di malfunzionamento. Se da una parte però togliamo guaine e cavi, dall'altra però si ha bisogno di batterie per alimentare il sistema elettronico. L'installazione del deragliatore e del manettino avviene semplicemente avvitando due bulloni. Successivamente dovete connettere i due dispositivi, semplicemente premendo due tasti, uno posto sul manettino e l'altro sul deragliatore. A questo punto sarete in grado di gestire la cambiata. Per la regolazione del deragliatore, il metodo è lo stesso delle trasmissioni tradizionali. Ho fatto un video a riguardo, se interessati potete cliccare sul link qui sopra, che troverete anche in descrizione. Andiamo a cercare le impostazioni, eccole qua. Dopodiché andiamo sul menu sensori e aggiungiamo il sensore, rapporti. Eccolo che l'ha trovato, andiamo a selezionarlo e adesso andiamo a vedere se riusciamo ad includerlo in una pagina. Menu, impostazioni, profilo attività, mountain, pagine dati, schermata 2, questa è quella da 10 campi, esatto. Andiamo a vedere come possiamo variarla. Ok, vorrei cambiare la temperatura, portarla, seleziona il layout, seleziona il campo da sostituire,
la temperatura, questa, ok, e vado a prendere rapporti, eccolo qua. Sì, mi dà la batteria e i rapporti posteriori, cioè potrei vedere con che pignone sto girando e poi la batteria. Pignone che sto girando è bello da sapere. Rapporto posteriore 0 di 0 fatto. E se andassi a cambiare adesso? Libidinissimo. Che bello, vedo che sono sul sesto pignone. Vediamo se cambio. Cambio di 2, eh. Quarto. E se vado su su su, questo è il 52, mi segna 1, quindi l'1 è il 52, pignone 52, quando arriverò al 12 sarà il pignone 10. Ok, va bene, dai, finalmente posso sapere su che pignone sono, sto lavorando, ottimo. Ok, oltre al numero di pignone, del numero di pignone su cui sto lavorando della cassetta, ho aggiunto anche in una schermata il livello di batteria del deragliatore posteriore. È una cosa importante da controllare prima di partire per un giro, soprattutto se è un giro lungo. Assicuratevi che il livello della batteria sia adeguato. Le batterie utilizzate sullo SRAM Eagle e XS sono di due tipi. Per il deragliatore si usa una batteria specifica agli ioni di litio, mentre per il manettino una classica batteria al litio piatta da 3 volt. La durata delle batterie varia a seconda della frequenza di interazione con il sistema e dalla temperatura ambientale. Per il deragliatore posteriore la durata è di circa 25 ore, mentre per quella del manettino di 12 mesi. Oltre alla app che vi consente di monitorare lo stato delle batterie, ogni componente del sistema ha un LED di notifica sullo stato di carica della batteria ed il controllo avviene tramite un pulsante posto su tutti i dispositivi. Per il deragliatore, la luce verde indica che la batteria è carica. La luce rossa indica che la batteria è al di sotto del 50%. La luce rossa lampeggiante avverte che la ricarica dovrebbe essere effettuata appena possibile e la batteria avrà circa 1 ora e mezza di autonomia. Per il manettino invece la luce rossa indica un mese di autonomia residua. Il consiglio è quello di portare con voi una batteria di scorta, soprattutto se fate gare marathon o gare spalmate nell'arco di più giorni. È anche possibile controllare lo stato della batteria sul dispositivo Garmin. Mentre questa è la schermata che mi indica il livello della batteria del deragliatore posteriore. Quindi io nel momento in cui parto, giusto per essere sicuro, vado sempre su questa schermata e controllo il livello. Nel caso doveste esaurire la batteria del manettino, sappiate che potete cambiare il rapporto agendo sul bottone posto sul deragliatore. Premendo il tasto una volta il rapporto si muove sul pignone più duro, mentre premendo il tasto due volte il rapporto sale sul pignone successivo. La batteria del deragliatore è caricabile tramite dispositivo USB. Una volta installato il dispositivo e attivata la comunicazione tra manettino e deragliatore, si può connettere il dispositivo alla app del cellulare. L'app è molto semplice da usare e le informazioni riportate non sono molte, quindi non pensate di impazzire o di perdere la testa. Tramite l'app sarete in grado di controllare lo stato delle batterie, aggiornare il firmware e impostare il numero di pignoni da scalare o incrementare mentre si tiene premuto il pulsante. Il salto della catena sul pignone può essere di 1, 2 o 3 pignoni, oppure tenendo premuto il pulsante la catena scende o sale fino al primo o all'ultimo pignone. Fin da subito ho deciso di cambiare i settaggi standard del manettino invertendo la funzionalità della cambiata. Ho quindi settato al contrario le impostazioni del pulsante in modo da selezionare un pignone più duro cliccando sulla parte superiore della leva ed uno più leggero cliccando sulla parte inferiore. A mio parere l'indicazione del livello di carica della batteria indicata sulla app potrebbe essere migliorata moltissimo. L'iconcina è molto piccola, mentre è molto ben gestita sul dispositivo Garmin, dove vengono mostrati più LED per capire il reale stato della batteria. SRAM avete anche a disposizione un sito web, presso cui è possibile combinare parecchie funzionalità o dati con il Garmin Connect o Wahoo. Per questo giro di 13 km, per esempio, la web app ci mostra il tempo trascorso su ogni pignone. Nel caso specifico, 6 minuti e 33 secondi sul pignone 14, 5 minuti e 10 secondi sul pignone 12 e così via. Nella schermata successiva, il dato mostrato è quello espresso in watt di potenza,
e qui si nota come il pignone 36 sia stato quello dove ho impresso maggior potenza. Le sensazioni di guida, la cambiata leggera, non richiede alcun sforzo, è precisa e senza alcun ritardo. È talmente sensibile che a volte, cambiando la posizione della mano sulla manopola, come detto, si rischia di toccare il manettino ed agire sul cambio senza volerlo. Il deragliatore posteriore, pur essendo un dispositivo elettronico, è molto resistente agli urti, con il vantaggio che in caso di impatto l'elettronica disinnesta la frizione di sovraccarico ed il motore interno fa poi tornare la gabbia nella posizione antecedente all'impatto. Questa è una cosa, è veramente una particolarità fenomenale che solo un dispositivo elettronico può gestire. La durata della batteria del deragliatore posteriore è abbastanza buona quando fa caldo e si può arrivare fino a 25 ore di autonomia. Con il freddo però la durata della batteria ne risente molto e questo è uno dei svantaggi del sistema. La rimozione della batteria è semplicissima perché è fissata tramite clip, quindi è consigliabile rimuoverla se trasportate la bici sul carrello, per esempio. Nelle gare cross country ho notato che alcuni usano dare anche un giro di nastro adesivo intorno alla batteria per evitare che sobbalzi o vibrazioni facciano sganciare la batteria dall'alloggiamento, cosa veramente difficilissima. In conclusione, non si può negare che questa sia una trasmissione di lusso ed un componente non indispensabile per divertirsi in mountain bike. Tuttavia, il dispositivo è meraviglioso e funziona benissimo. Un dispositivo che combina una tecnologia wireless molto affidabile, avanzata, istantanea e che rende la cambiata più semplice, veloce e naturale. Ci sono anche meno cavi, quindi meno manutenzione o rotture e il manubrio risulta più pulito, anche se ci sono sicuramente alcuni compromessi quando si tratta di gestire le batterie. Per coloro che amano le statistiche e l'analisi dei dati, la web app fornisce informazioni molto utili e dettagliate, così come i dispositivi GPS e Garmin, che una volta connessi al dispositivo riportano il numero di cambiate effettuate durante il giro e tante altre informazioni. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!